critico straordinario De Benedetti ha parlato a proposito di Pascoli di rivoluzione inconsapevole. La verità è che Pascoli tiene un piede nell'Ottocento e un piede nel Novecento. È un poeta ellittico, allusivo, anche per la reticenza che ha rispetto alle sue vicende personali, ma non è un ermetico. È un poeta che potremmo definire quasi un rumorista, uno che si inventa i modi per restituire i rumori inarticolati, ma non è un futurista. Quindi sta sulla soglia di 2 secoli e fa fatica ad accettare la propria stessa novità di impressionista perché intorno alla cultura del tempo gli chiede invece di essere come una sorta di vate umanista e coronato, perché è ancora quella l'idea che ha del poeta. Non so se la rivoluzione di Pascoli fu veramente inconsapevole. Certo, la sua acquisizione dal punto di vista linguistico, dal punto di vista di apertura di territori dell'esperienza che la poesia prima non osava affrontare o affrontava solo indirettamente, ecco, tutto questo rappresenta una radicale novità nell'orizzonte poetico italiano. Insomma, una storia controversa, questa dell'altalenante fortuna di Pascoli. Oggi è ritenuto da tanti poeti e critici un autore canonico, capace di aprire meglio di altri il Novecento poetico italiano in anticipo sui tempi e su molti suoi contemporanei. Dopo di lui in poesia non ci saranno più temi obbligati e lessici aulici. Dopo di lui tutti i parlanti avranno pari dignità dinanzi alla costruzione della composizione poetica.